Salve ragazzi, sono HiFi Culture Club, questo è il mio canale, benvenuti a tutti anche i nuovi. Questa è una recensione molto molto inusuale perché praticamente questo è stato già recensito, parliamo di un vintaggione forse non dico unico al mondo, ma quasi, è un gioiello. Non si trovano questi apparecchi in giro. È un Rogers A75 serie 2. È veramente un pezzo da 90. È un 45 watt per 2 ed è davvero un bel pezzo da 90. Qui parliamo nell'epoca che si iniziava a sviluppare lo stereo, quindi era tutto in mono. Il mono era concepito all'epoca in maniera molto diversa, o comunque sia, il primo stereo è stato concepito in maniera molto ma molto diversa. Il left e right lavoravano insieme, ma non come oggi, praticamente da una cassa si sentiva la musica, dall'altra si sentiva la voce. Così è stato concepito. Diciamo il left and right, e qui possiamo vedere che dice mono right e mono left. Praticamente, se si voleva ascoltare o solo la voce o solo la musica. Questo purtroppo, ahimè, è stato venduto, quindi questa è la mia ultima recensione di questo gioiello. È veramente un bell'oggettino, molto molto particolare, diciamo che tende a prendere quotazione negli anni, però io sono veramente pieno 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 di roba e ho deciso di sfoltire un po' di elettroniche, anche se di questo mi dispiace veramente tanto. Però purtroppo anche lui deve andare. Innanzitutto, voglio dire che questo è un amplificatore inusuale, diverso dagli altri amplificatori perché, ha i trasformatori di uscita come oggi o anche agli anni addietro sono stati concepiti Macintosh. Quindi questo è uno dei pochissimi, che ha uno stato solido con trasformatori di uscita. In più, possiamo dire che monta dei finali Motorola che sono molto ma molto potenti e molto dolci. Non ha protezione in uscita e quindi non ha relè di scambio, non ha relè di protezione, è più o meno è tipo un valvolare. Cioè, se c'è qualcosa che non va, questo non perdona, quindi le casse tende a bruciarle se c'è qualcosa che non va. E quindi naturalmente all'accensione bisogna fare attenzione, bisogna avere la pazienza di accenderlo con i diffusori collegati. Non bisogna collegare i cavi d'ingresso quando l'amplificatore è acceso. Anche a zero, ma non va mai collegato né in uscita né in ingresso a livello di segnale e né in uscita con le casse quando è a zero. Quindi l'apparecchio deve essere spento e questa luce deve essere praticamente già spenta perché non avendo protezioni, questa luce ti dice anche come è alimentato, cioè questo LED si sfioca leggermente e si accende leggermente. È un po' più veloce all'accensione, è molto più lento nello spegnimento. Io l'ho già acceso per farlo riscaldare e questo video dimostrativo deve essere per chi lo acquista, che è un utente che mi segue su questa pagina dei HiFi Culture Club.
ha visto questo bel gioiello, è da tanto tempo che ci stiamo messaggiando, e alla fine era in vendita su Subito e diciamo che abbiamo trovato un buon accordo. La quotazione di questo amplificatore è tranquillamente sulle 450, anche 500 euro, perché è tutto originale. È stato già rivisto, e non è facile rivederli o comunque sia dargli una controllata, ma non perché hanno una circuitazione, strana o difficile, perché naturalmente hanno delle componentistiche interne con delle tolleranze che oggi non sono più presenti. Quindi ci troviamo resistenze con tolleranze al 20, al 30%, qualcuno anche al 50%. Questo fa la differenza su questi apparecchi che suonano veramente bene. È un suono molto caldo, molto avvolgente, molto dettagliato, alcune volte anche stridente, gli alti si sentono molto frizzanti e il basso è molto corposo. In effetti bisogna stare attenti a giocare sui bassi e sui treble, proprio perché effettivamente non perdona, quindi bisogna andare con cautela con questo amplificatore. È un amplificatore che non perdona. Anche sul volume bisogna stare attenti, quindi alzare ed abbassare il volume con parsimonia. Io l'ho già acceso. Di regola qui bisogna collegare delle casse con delle protezioni, siccome io ho delle vecchie Ditton. Non hanno protezioni e quindi bisognerebbe fare un sistema di protezione con delle lampadine come usano fare i tecnici, però siccome non lo voglio fare per non modificare la qualità del suono, perché è meglio che il cavo sia privo di questo tipo di passaggio, preferisco accenderlo prima. Aspettare 4-5 minuti, ma anche 2 minuti va bene, e poi dare, sentite questo piccolo bump. È piccolissimo proprio perché l'amplificatore è stato acceso e diciamo che i condensatori tendono a caricarsi velocemente. Se io in questa posizione, perché ho collegato gli altoparlanti in B, però o in A o in B è la stessa cosa perché lavorano sempre gli stessi finali, quindi è indifferente, anche la potenza è indifferente, o colleghi in A o colleghi in B, si può collegare anche in AB. Io preferisco sempre azzerare questo prima di accenderlo, aspettare 2, 3, 4, 5 minuti, il tempo che si riscalda e che i condensatori si caricano bene, e poi andare ad agire sulla manopola del selettore. La stessa cosa al contrario, a ritroso quando si spegne. Preferisco azzerare, aspettare 30 secondi e poi spegnere. Naturalmente i collegamenti vanno fatti sempre, come ho detto già, a elettronica spenta, proprio perché questo tipo di amplificatore non ha protezioni come i valvolari, quindi spinge e basta. Se c'è un cavo che non fa bene contatto, ti può dare dei transienti strani e ti può far partire le casse. Però diciamo che se tutto viene fatto a norma e regola, come l'ho fatto io in questo momento, a elettronica spenta si collega, si fa tutto, si ricontrollano i collegamenti e poi si può tranquillamente accendere. Una volta acceso si aspetta 2-3 minuti, ci si porta il selettore degli speaker su A o B a seconda degli altoparlanti che si vuole ascoltare. Questo perché c'è questo A o B proprio perché se si mette in off funziona solo la cuffia. La cuffia passa direttamente dal pre. Quindi frontalmente abbiamo la presa tape. Ed è provvisto anche di slope per le frequenze alte, che io non uso mai perché taglia abbastanza le frequenze. Gli altoparlanti, diciamo vintage,
sono fatti per dare delle frequenze alte, molto più alte di quelle degli altoparlanti di oggi, perché prima gli altoparlanti arrivavano fino a 50, 60, 100 kHz. Ecco perché il vintage relativamente suona un po' meglio, perché non ha delle frequenze tagliate. Invece oggi gli altoparlanti hanno tutte le frequenze tagliate da 20 a 20 kHz. Questo è corredato anche di una brochure sua originale, che all'epoca ho comprato direttamente dall'Inghilterra. E qui questa è una brochure che andava insieme. Naturalmente la darò al futuro proprietario, che se ne farà tesoro di questo gioiellino. Qui possiamo vedere con 45-45 da 30 a 40 kHz su 8 ohm. Distorsione armonica 1 kHz 0,8, eccetera, eccetera. Dice tutto quanto. Questo è un amplificatore che ha anche un bellissimo stadio fono e che riesce a sopportare testine MMMC, e so che molti audiofili che sono appassionati di vinili, o comunque sia che gli piace mettere su il disco, sul giradischi, sul piatto, lo usano come prefono. Praticamente usano lui come prefono. È l'uscita tape monitor, che sarebbe questa qui. Quando si seleziona tape monitor, esce l'uscita dell'ingresso, quindi bisogna mettere tipo disc e tape monitor. Significa che qui collegano il giradischi. Le regolazioni del giradischi le faccio vedere dopo, sono dietro, sia per MMMC, e selezionando tape monitor, il segnale del giradischi entra di qui ed esce dalla tape monitor di dietro, sempre in RCA. Quindi lo si può usare anche come semplicemente amplificatore fono, comunque sia prefono. Ed è un oggettino veramente squisito, ha un fono, un ingresso fono molto molto dettagliato, corposo e apprezzato da tantissimi. Molti mi hanno pregato di non venderlo perché effettivamente ha un buono stadiofono, però devo dire la verità, ho tantissima roba, quindi me ne disfo a malincuore, però è giusto che se poi le elettroniche devono rimanere ferme per tanto tempo, sono convinto che è meglio farle usare a chi ne ha, diciamo, più tempo, più voglia. Perché qui tra recensioni, riparazioni e quant'altro, insomma, il tempo è sempre poco. Adesso passiamo ad un piccolo audio, giusto, se non lo tagliano a livello di copyright, vi faccio ascoltare un po', il sound e ci rendiamo conto, di come va. Naturalmente, vi metto un mio CD test che è molto, apprezzato dagli audiofili. Scusate se tremo perché tutto con una mano non riesco a fare. Ha una grande potenza e un grande controllo. Naturalmente, questo lavora al contrario. Il left diventa right, il right diventa left. È tutta una questione di collegamenti posteriormente. Thank you.
roba da manetta con i bassi, perché veramente sono molto corposi. Riesce ad essere veramente penetrante. Poi qui c'è lo slope. Io lo uso sempre senza. E qui siamo veramente a dei buoni livelli di audio. Diciamo che io ho avuto anche Cirrus, suona anche meglio del Cirrus, quindi già che ha le regolazioni bassi e alti, quindi si può tranquillamente aggiustare. L'uscita di un CD non è mai scontata che sia ottima, quindi si può aggiustare leggermente. Anche se sono un purista, ma questi per me sono fondamentali. Il suono non modificato molte volte ti rende insoddisfatto. Se uno se una persona mette un CD che non si sente bene ed è scarso di bassi, non ti dà emozione. Almeno nel mio caso non mi dà emozione. Così anche gli alti, se è scarso di alti non si sente bene la voce. È normale che qui bisogna andare ad agire per avere dei buoni risultati. Ammettiamo il caso che questo CD senza controlli si senta così. Per me si sente male. Io lo posso aggiustare. Oppure si sente senza bassi. Ascoltare un CD del genere senza bassi non ha significato. È tutta voce. Sentite? Sembra di sentire un grammofono. Adesso va bene. Quindi bisogna avere controlli, perché le elettroniche devono aggiustare il suono. Vi faccio vedere il posteriore. All'interno si vedono i trasformatori di uscita. Sono questi due che vedete, uno è qui e uno è qui. Poi il flash naturalmente fa vedere queste goccioline, che sono nient'altro che il prodotto che è stato usato per i contatti, pulisci i contatti. Qui posteriormente ha le uscite, e questi sono le regolazioni, praticamente l'ingresso fono, sono le due regolazioni con questi due tastini. Qui ci sono due tastini, uno sopra e uno sotto, si fanno le regolazioni del fono, la massa a terra, ingresso CD o comunque sia Tanner, ingresso tape, uscita tape. Qui c'è la dicitura. È bellissimo, tutto originale. È veramente un gioiellino. Immaginate che ha anche la sua presa, o comunque la spina, tutto originale anche, cavo originale, cavo di alimentazione, è tutto originale. Questo qui, cavo di alimentazione originale, fusibile originale, tutto originale. Ha anche la spina inglese, bellissima, in ceramica e rame, puro rame. È un bello oggetto veramente. Tra l'altro questo lo sto facendo suonare con dei cavi che farò poi una recensione. Sono dei cavi veramente belli, artigianali, di un'azienda che produce cavi sia di potenza, di alimentazione e
e di segnale. Si chiama col flash, vabbè, si vede comunque qui sotto. Questa è, sì, si chiama HiFi Air. È un'azienda che produce cavi artigianali e sono veramente veramente ottimi. Poi farò una bella recensione per farvi capire un po' questi cavi come vanno. A me piacciono tantissimo perché riescono ad esaltare qualsiasi tipo di impianto, che sia un impianto da 4 soldi o che sia un impianto vintage o che sia un impianto di alta qualità. Come potete vedere qui giù abbiamo un IBA e non si scherza, qui abbiamo un 858 e non si scherza, e qui abbiamo un Denon QS1 QS10 2 e non si scherza, e poi tantissima altra roba. Quindi far suonare queste elettroniche con dei buoni cavi è buona cosa. Provati tantissimi cavi, studio di registrazione, abbiamo uno studio, quindi tanta roba. E della verità, da quando usiamo questo tipo di cavi qui, questa azienda, questi ragazzi che riescono a fare questo miracolo, con poca spesa avere questo audio non è da tutti. Quindi io vi lascio, mi sono dilungato anche fin troppo, mi dispiace lasciarlo andare via, questo è l'ultimo giorno che lo ascolto, però purtroppo lui deve andare. Oramai la parola è stata data, è stato venduto e bisogna mantenere le parole date. È un bel oggetto. Impressionante, bello veramente. Auguri a chi se lo comprerà, auguri a chi lo avrà, sappiatelo tenere, è veramente un gioiellino. Avete un'opera d'arte nelle mani, introvabile tra parentesi, che acquisterà valore nel tempo. Questo potrà arrivare anche a 1.000 euro un domani, perché non ce ne sono in giro. C'è il suo fratello maggiore che invece di chiamarsi Rogers A75 si chiama Rogers A100, ma non è uguale, suona più o meno uguale, però questo ha i trasformatori di uscita e quindi è molto più simile ad un valvolare. Il suono è più caldo, più corposo, meno filtrato. Quindi qui siamo veramente ad alti livelli di vintage, roba spettacolare. Io vi invito a seguirmi sul mio canale, vi invito a dare comunque un feedback a questa recensione, anche se purtroppo io vorrei fare dei video più brevi, però purtroppo le elettroniche vanno commentate, perché purtroppo bisogna far capire. Questo canale nasce proprio perché bisogna far capire a chi si vuole acculturare. Allora, perché si chiama Hi-Fi Culture Club? Perché si parla di cultura audio, ma più che audio di elettronica. Quindi elettronica e audio, quindi bisogna far capire a chi si vuole acculturare e dici: beh, io voglio comprare, mi hanno detto che i Rogers funzionano bene. Vediamo, andiamo su internet, chattiamo, vediamo, andiamo a vedere. Sui forum parlano del Rogers, però non ci sono video. E quindi io che faccio? Nel momento in cui trovo una buona elettronica da comprare, la compro, la faccio revisionare, gli do una pulita, faccio la recensione. Diciamo, faccio da cavia per chi non ha le opportunità di comprare sempre nuove elettroniche. Ecco perché dico che sono pieno di elettroniche, perché molte
non mi vengono prestate, ma vengono proprio acquistate, come questo Rogers è stato acquistato in Inghilterra a 2,20, che non è una cosa semplice perché Rogers di regola dovrebbe essere a 110. Però questo dietro ha il selettore 220-110, quindi può funzionare anche con tensione europea. L'intento di questa recensione è quella comunque dimostrativa dell'acquirente per fargli vedere che il prodotto funziona bene. Di solito tutte le volte che io vendo un'elettronica faccio video e li mando in privato. Questa volta invece ho voluto dimostrare, anche per nostalgia di questo piccolo amplificatore che mi ha dato tante tante emozioni, per omaggiare, diciamo, questo re che se ne va, questo faraone che se ne va, che mi ha dato tante tante emozioni, perché la musica è emozione, e questi sono i mezzi che ti fanno emozionare. Le elettroniche sono il tramite dell'emozione della musica. Quindi ringrazio questo Rogers per avermi fatto compagnia nelle mie emozioni, di avermi trasmesso tanta bella positività ed emozione, e naturalmente il mio canale deve andare avanti, le elettroniche bisogna sfoltirle un po'. Quindi, beato te che hai fatto un buon acquisto, naturalmente rimane l'anonimato a chi l'ho venduto, però è una persona che mi segue su questo canale e che anche lui si accultura insieme a noi. Mettete un like se vi è piaciuto, interagite, fate commenti, risponderò senza problemi. Per il resto, vi auguro una buona giornata e tanta, tanta, tanta bella musica, tanta bella musica, tanta. Fatevi le orecchie.